insomma, sono accaduti, e io non me ne rendevo conto, nella mia vita tante cose che mi hanno messo proprio agganciato all'esperienza di Gesù Cristo, che io a un certo punto, ma solo a 64 anni, mi accorgerò. Ma in quel frattempo io non mi accorgevo di nulla. Io amaramente vidi e partecipai al mio sofferente, al mio essere messo in croce, perché in quella croce io persi veramente tutto, persi la mia famiglia, persi me stesso, persi perfino la mia dignità e la mia fedeltà di uomo sposato con una donna che mi amava e che io misi in condizione tristissima, perché in quel momento di croce io diedi anche i numeri sotto tutti i profili e veramente ebbi un crollo con tutto me stesso. Fu un abbattimento, una stroncatura terribile. E qui comincia la mia seconda vita, perché avrei ancora potuto riprendermi, perché avevo appena 50 anni, non ero ancora decrepito, diciamo così. Però il destino, che guida sapientemente me, fece ammalare mia madre del morbo di Alzheimer e cominciava a compiere cose che veramente erano imprudenti. Bisognava che qualcuno la prendesse per mano e la accompagnasse per tutto il resto della sua vita, impedendole di compiere cose dannose per lei e per la sua vita. E io decisi di azzerarmi interamente e in sostanza divenni il badante di mia madre. Tutti mi criticavano. I miei amici che avevano partecipato al mio benessere, quando andavo poi al mare e erano ospiti miei, e avevano visto la mia apparente capacità quando fui per diventare presidente dell'Ordine degli Architetti e non lo divenni solo perché chi ha il potere poi se lo difende sempre a spada tratta, mi accusavano di essere stato tradito da quel Gesù Cristo che io avevo sempre nella bocca. Gesù ti ha tradito. E fu allora che, mentre io assistevo mia madre, per il desiderio di difendere Gesù, volli cominciare a scrivere che non era vero, ma non affermandolo semplicemente, dimostrandolo. E fu così che cominciai a tentare, io da architetto, di capire quali erano gli equilibri che esistevano nella natura, perché ce n'era uno immediato e evidente. C'erano gli elettroni che giravano attorno agli atomi con una velocità spaventosa e mai si allontanavano, mai cadevano. Se c'era un amore più tenuto a freno di quello, non c'era. E di conseguenza gli atomi, che ne avevano a bizzeffe di questi elettroni, sempre in un eterno equilibrio, poi erano l'elemento su cui si costruiva una sull'altra tutta una certa serie di sovrastrutture, fino a che poi diventava vita, e su questa vita si impostava l'essere vivente nel suo spirito. Era mai possibile che sulla base di una costruzione così equilibrata nella sua essenza fondamentale ci fosse poi un risultato squilibrato? Ed era su queste leve dell'equilibrio che io cominciai a scrivere un libro. E iniziò la mia ripresa. A un certo punto io mi resi conto di essere approdato a dei risultati notevoli e scrissi a Costanzo, a Maurizio Costanzo, dicendo: ma io sono, chi sono io? Perché mi rendo conto di avere raggiunto dei risultati conoscitivi che farebbero di me un nuovo Leonardo, una cosa grandiosa, perché cosa avevo scoperto? Come stava insieme tutta l'esistenza. Cioè, quello che l'uomo ha sempre cercato di capire, io lo apprendevo virtualmente come una verità
che scendeva dentro di me, portata dalla sede della sapienza, da quella mia madre del cielo, che mentre io assistevo a quella mia madre che soffrendo mi aveva dato il suo latte, l'altra mia madre, quella del cielo, mi infondeva sapienza. E così, stimolato dal fatto di un architetto così presuntuoso che diceva ma chi sono, Maurizio Costanzo mi invitò a partecipare al Costanzo Show. Erano gli anni in cui proprio l'Italia era a un punto di guado. Era il 1993 delle stragi famose, del tentativo della mafia di entrare a contatto con il governo. Era il momento nel quale Berlusconi stava per entrare in politica. Era il guado proprio dell'Italia ed era anche il mio guado. Cominciavo ad avere successo perché fui ricevuto e ebbi modo di raccontare all'Italia che noi vediamo un mondo grazie a un mondo negativo che avanza in negativo e quindi c'è la prova dell'esistenza dell'altro mondo. Perché? Per il principio di azione e reazione. Noi vediamo un mondo che avanza grazie a un mondo che retrocede e che è di tipo negativo, grazie al quale noi per contrapposizione poi vediamo l'avanzamento nel positivo del tempo. Avevo anche trovato il modo nel posto fisico in cui quest'altro mondo poteva essere collocato, quindi era una scoperta dell'altro mondo, scusatemi se la metto un po' giù sul ridere. Stavo per riprendermi, se non che c'era il guado anche per me. Infatti il Signore mi aveva creato un intorno in cui io avevo affidato a una mia amica che avrei voluto sposare quando ero giovane e poi successivamente, 30 anni dopo, avevo affidato i miei gatti perché avevo deciso di accompagnare mia madre per salutare i suoi al meridione. Dopo 30 anni che non li vedeva e prima, quando era ancora un po' in condizione, e mentre io ero via, costei ha avuto le sue idee che io fossi ritornato e che non, insomma, non li ha curati più, sono morti di fame. E io a questo punto avevo abbandonato anche lei, ma intanto ero diventato amico di sua figlia, il suo unico amico. Abbandonando lei, avevo abbandonato da un anno anche l'amicizia con la figlia. E quando comparve Maurizio Costanzo, per così un po' di sfizio personale, dopo un anno che non mi facevo vivo con questa donna, la chiamai per dirle semplicemente mi vuoi vedere in televisione? E trovai che lei piangeva e mi diceva mia figlia, la tua amica sta per morire. Come? Di cosa? Anoressia. E io mi accorsi che costei che mi aveva fatto morire i gatti di fame, ora era messa in una specie di castigo di Dio di vedere la morte per fame di sua figlia. Immediatamente mi ribellai al mio Dio. Come potevo fare? E gli dissi, Signore, io non voglio questo tentativo di questa vendetta, io no, cosa posso fare? Io rinuncio a tutta la considerazione del mondo nei miei riguardi, quindi vedi, io comincio ad avere successo, ritorno ad avere successo, ma io rinuncio a tutto, però salva questa bambina. E puntualmente accadde, il mese dopo questa bambina era salva. Dio mi ha sempre ascoltato, però non compiendo miracoli, compiendo miracoli di persuasione sull'uomo. E infatti il marito di questa donna fece forza, prese su di sé la ragazza di 14 anni, la internò in una clinica del sonno e con flebo, dopo un mese lei aveva 10 kg in più e più voglia di vivere e guarì.
e cominciarono con me, per me, tutte le conseguenze della mia offerta fatta a Dio di non essere più creduto da nessuno. E infatti cominciarono anni in cui io tentavo di far conoscere i risultati a cui ero giunto e non ci riuscivo. Dopo 5 anni mi accorsi che c'era un qualcosa che però era ingiusto e nuovamente pregai il Signore in questi termini. Signore, io mi rendo conto, ti ho offerto la rinuncia a tutto, però io continuo a vederlo ogni giorno che nessuno mi crede più. Però non ho mai visto neanche un giorno la ragazza guarita, perché quando suo padre se l'è presa, se l'è portata a Trento ed è rimasta lì a Trento. E non la vedo, è via a Trento. E fu così che il Signore mi prese da Milano e mi trasportò a Saronno, qui a Saronno. Perché quando io chiesi al Signore di salvare una bambina, poiché io ho in me 2 persone, ci furono 2 domande al Signore e furono salvate 2 persone. Una quella che io chiedevo e la seconda una sposa di Cristo, che era stata sposa di Cristo per 10 anni, si era malata di anoressia, erano 3 anni che soffriva di anoressia. E nello stesso mese in cui guarì da anoressia la Lucy, la figlia di questa donna che mi aveva fatto morire i gatti, guarì anche lei. E lei era a via Trento, mentre Lucy era via a Trento. Insomma, io la conobbi poi, questa persona, e mi resi conto, più tardi, che Dio aveva accettato la mia offerta, aveva salvato 2 persone, ma non avrebbe compensato la vita di una persona con il discredito da parte di tutto il mondo, no, solo da parte dell'altra persona che aveva salvato assieme a Lucy. E infatti io mi sarei trovato questa ex suora, che poi guarita rimase a casa sua, come maestra di canto, nella cantoria di Cassina Ferrara, nella quale mi sarei presentato come cantore, e immediatamente amata da me, perché io vedevo in lei la sposa di Cristo e io avevo Cristo in me, me la sentivo proprio legata, ma non per questioni umane, proprio per quell'impegno che un tempo lei aveva preso. E si vedeva quanto amasse ancora Cristo, lo si vedeva quando insegnava i canti, quanto affetto e quanto trasporto c'erano nelle sue sembianze, nel suo volto, nei suoi occhi. Io non avrei potuto non amarla, ma trovandomi di fronte a chi aveva avuto il compito e il ruolo da parte di Dio di darmi pollice verso, io avrei avuto da lei dei doni immensi in cambio. Sarei stato santificato allo stesso modo in cui Maria Teresa, mia nonna, si santificò quando lei fu violentata da uno che la voleva in moglie, e resa incinta a 1 mese dalle nozze, per amore del nascituro, decise di amare chi l'amava più che le violenze che lei aveva subito attraverso quest'amore. Questa mia nonna, Maria Teresa, fu, diciamo, la salvezza opposta, la santificazione opposta che fu data a me da quest'altra Maria Teresa, perché quest'altra mi avrebbe dovuto santificare non attraverso
l'amore nei miei confronti, ma attraverso tutto il disprezzo che avrebbe dimostrato per il mio sincero e disinteressatissimo amore nei suoi confronti. Più io le avrei dato segni di un sincero affetto, più avrei ricevuto poderosi calcioni da lei. Lei giunse un giorno perfino a farmi cacciare da un altro coro nel quale lei insegnava e al quale io avevo aderito, perché avevo avuto l'ardire di aiutarla in un momento in cui lei aveva bisogno di aiuto e io l'aiutai a costo di essere poi maltrattato. E lo fui. Fui cacciato dal coro, in cui oramai cantavo da 3 anni, e fui messo nelle condizioni di rivivere l'esperienza di Gesù Cristo, in cui una guida diventa Giuda, ti consegna al coro per essere fatto fuori. Il coro non ha potere come non ce l'ha il re di Gerusalemme, e allora sei consegnato all'autorità, che in questo caso fu il parroco, che d'autorità mi prese e mi cacciò impedendomi di entrare, perché era meglio che uno, anche se riconosciuto innocente, fosse fatto fuori, piuttosto che si perdessero tutti i coristi di fronte all'atteggiamento della maestra, o lui o io. Ecco, io sarei stato santificato perché questa persona virtualmente mi avrebbe messo in condizione di. Ma non solo lei, anche la Chiesa tutta quanta farà questa stessa cosa. Perché quando io giungerò a Saronno, fonderò una scuola di filosofia nella quale spiegherò le ragioni di Gesù Cristo. E questo accadeva nel 1997-98, quando io mi trasferì a Saronno. Nel 98 il Papa firmò l'enciclica Fides et Ratio, in cui chiedeva proprio che i filosofi facessero questo. Quando io mi accorsi e seppi dell'intervento del Papa di fronte alle cose che io avevo già fatto e che avevano già chiari risultati in me, fui felicissimo e immediatamente tentai di dargli quella risposta che lui cercava. E mi trovai contro tutta la Chiesa di Saronno, la quale, mentre il Papa chiedeva ai filosofi di spogliare da Gesù Cristo le sue ragioni, perché non potevano essere sostenute con le altre fedi sulla base che erano il pensiero, erano le ragioni di Gesù, si potevano portare loro solo se erano le ragioni dimostrate ragionevoli e vere. Quindi era compito dei filosofi di dimostrare queste ragioni poggiate su se stesse. Insomma, le ragioni dello Spirito Santo, della verità, della figura dello Spirito Santo di Dio. Proprio uno Spirito Santo che arriva in aiuto al Vangelo del Figlio. Questo era quello che voleva il Papa. Ma la Chiesa locale non fu capace di spogliare dalla mia faccia le mie ragioni, che poi erano quelle di Gesù, e si rifiutò di ascoltarle, si mise in contrapposizione al Papa. E quando io mi accorsi che, mentre il Papa prometteva avvocatura, la Chiesa invece remava contro e si muoveva nei miei confronti come un pubblico ministero volto a cogliere le pagliuzze pur di non affrontare l'argomento della ragionevolezza delle cose che io dicevo, quando mi accorsi di questo mi resi conto che la Chiesa era in una grave sofferenza e io dovevo assumere proprio quel coraggio che il Papa chiedeva ai filosofi, di rischiare volentieri. Che potevo fare di più che rischiare la mia vita? E mi rivolsi al sacerdote, che non voleva dire che in quel convegno che io stavo per fare facevo solo la volontà del Papa e non la mia, e che quindi lo dicesse. Ero stato benedetto 2 volte dal Papa per quello che stavo facendo. Lo dicesse ai fedeli, perché altrimenti io rischiavo di essere giudicato uno
che cercava di fare una roba sproporzionata rispetto ai suoi mezzi, o uno settario, se non lo diceva. E lui non lo volle dire, perché non vedeva questa cosa. Insomma, il Papa diceva che la fede avrebbe fatto avvocatura, e lui non vedeva questa cosa perché invece di fare avvocatura faceva il pubblico ministero e coglieva ogni occasione legata al mio essere per non fare quello che il Papa imponeva. Allora io lo avrei convinto attraverso la mia sofferenza e gli dissi: non mangerò più fino a quando non dirai che sotto quello che sto facendo io c'è il Papa che lo vuole. E lui disse: e digiuna. E quando arrivarono 20 giorni che io digiunavo, e gli dissi: però attento, se io muoio ti starò sulla coscienza, questo buon parroco, che è veramente uno pacifico, uscì fuori dai gangheri e mi intimò: e muori. Insomma, ero io che volontariamente non mangiavo. Cosa c'entrava lui? E lui non la vedeva. Ma non fui condannato a morte solo da questo sacerdote. I sacerdoti amici miei a Milano, che mi conoscevano, che mi avevano visto nei momenti nei quali io cercavo di dare corpo a Cristo, saputo che io stavo in questo pericolo di una malattia, anche della morte per fame, decisero che si poteva risolvere la questione facendo una petizione scritta al Papa. E allora gli scrissero: Sua Santità, questo è un caso umano, questa persona l'ha presa in parola quando lei ha detto la fede si fa avvocata della ragione, e spera l'avvocatura e invece si ritrova contro dei pubblici ministeri. Per cortesia, lo riceva quando e come vuole lei, lo dica, così lui comincia a mangiare, perché noi abbiamo paura che muoia. È una questione di pura carità umana. E dal Vaticano non giunse nemmeno una parola di tipo interlocutorio, come a dire: il Papa ha altro a cui pensare. Questa cosa non fu neanche portata a conoscenza del Papa, perché un altro decise al posto suo, come scritto nel punto 18 del Vangelo di Giovanni al capitolo 21. Insomma, io perseverai fino a 57 giorni con il mio digiuno. Quando fui sul punto di consegnare mia madre a mio fratello, perché avevo ancora la mia madre e arrivavo al punto da non poter più accudire a lei, mio fratello mi disse: la metteremo in una clinica, in un ospizio, perché noi non ce la sentiamo di fare quello che fai tu. Non possiamo. E allora io mi resi conto che il mio primo compito che avevo assunto era nei confronti di mia madre, e non potevo fare l'eroe. E così, quando mio fratello mi disse quale sarebbe stato il destino di mamma, decisi che mamma meritava più di tutte le mie altre battaglie, e ricominciai a mangiare. Naturalmente tentai ripetutamente con la Chiesa di farla convincere. Poi mia madre morì. Cominciarono a accadere cose per cui a un certo punto, il giorno 29 di gennaio del 2002, accadde che mentre io uscivo con la macchina fuori dall'androne di Via Larga 12, passò un pullman che mi investì, fui sbatacchiato tra una parete e l'altra dell'androne, mi ferii all'arcata sopraccigliare, ebbi una grande botta in testa, però non fui portato via dal mondo. Chi fu portato via dal mondo nella stessa ora fu il corpo di Gesù Cristo, staccato dalla croce della grande chiesa dell'altare della chiesa di San Giovanni Battista, collocata di fronte alla casa mia, e si bloccò l'orologio del campanile. Io dovetti essere curato con il collare, dovetti interrompere tutto quello che stavo facendo. E stavo facendo cose importanti. Stavo sperimentando con un prototipo la produzione di energia pulita. E dovetti interrompere.
E in quel frattempo cominciai a scrivere un libro della storia della mia vita. E mi accorsi di tutte le concomitanze che mettevano veramente affiancate tra di loro la mia vita, che si presentava proprio come una replica rivisitata in concreto della vita già vissuta a suo tempo da Gesù. Avevo tutte le prove e mi accorsi a 64 anni del destino che avevo io. La verità si era incarnata nuovamente in un uomo che non poteva essere la verità. Questo uomo era un semplice personaggio, portatore della verità, ma la verità che io avevo dentro era la verità di Gesù Cristo. E così approfondita che in tutti gli aspetti della fisica, della metafisica e di ogni altra cosa, i miei interventi culturali e di scienza erano risolutivi nei confronti di tutto lo scibile umano. La fisica era andata incontro al blocco perché non era unificata, e dalla mia teoria la fisica era unificata. L'uomo non aveva mai potuto capire un modello nel quale Dio poteva aver creato un mondo, avendolo creato lui, senza il castigo, però con il giusto tener conto della volontà umana e quindi di una qualificazione del tempo a venire che fosse conseguente alle scelte libere fatte dall'uomo, ma che in un certo senso fossero anche un castigo, ma che fossero per ciascuno il libero bussare al quale sarebbe stato aperto da tutti. Il modello della vita concepita da me era così perfetto da togliere a Dio creatore ogni possibile accusa. Per esempio, l'accusa: se Dio, tu hai creato il mondo e hai disegnato tutto, quindi anche il male, tutto il male che noi facciamo l'hai disegnato tu, l'hai voluto tu, allora tu hai fatto il male, non è possibile capire che ciò non sia. Ma io dimostravo che è sulla base del disfacimento di ogni cosa, della riduzione di tutto l'abito della vita a un'essenza virtuale in potenza, che per il terzo principio della fisica, azione e reazione, noi possiamo vedere nel modo uguale e contrario la avventura che da ciò che è in potenza accade poi quello che è messo in atto, come una possibile libertà dell'uomo e capacità dell'uomo, mentre invece non è altro che una costrizione di tutto un disegno a ritornare alla sua origine. Allora Dio, creatore, crea tutte le condizioni virtuali, ma il suo vero gesto a partire da quelle è che le disfa e non le fa. Dio cancella tutto il male e il bene che esistono nel mondo reale per consegnare alla fine un mondo ideale, privo di tutto questo patema di realtà, che però sopravvive come un puro modello ideale per la gioia. Esattamente come facciamo oggi quando vediamo un film che è un'opera irreale e siamo messi in condizione di gioire di quell'opera. Noi saremo messi in condizione di osservare la stessa vita nello stesso modo, però non osservando la vita dall'esterno come facciamo quando vediamo un film, no, proprio da dentro, immedesimati ciascuno in ciascun altro, proprio come se l'immedesimazione tra le vite
la comunione tra le vite fosse una libreria in cui alla fine poi ciascuno va, avendo capito cosa gli piace e cosa vuole, e si prende il libro che vuole fino a quando lo vuole, lo legge come vuole, ne fa quello che vuole. Insomma, la libertà dell'uomo proprio estesa al massimo livello, dell'uomo che arriva perfino a ricreare Dio, il suo Dio, dentro di sé. Esattamente come era accaduto a me, in cui io ho ricreato dentro di me quel Dio che poi è il mio Dio che mi guida. Ecco, c'è una tale interrelazione tra Dio che crea il figlio, che a sua volta è messo in condizione virtuale di ricreare in se stesso il padre, che questo insieme alla fine diventa il superamento di ogni limite, a partire dal limite, a partire dalla condizione. Ecco, tutto questo insieme di verità è entrato dentro di me e io ho il compito di esprimerle, di presentarle all'uomo. Perché sembra proprio che siamo arrivati a un punto estremo, come accadeva nella tragedia greca, in cui c'era una tragedia che durava 3 giorni, in cui tutte le situazioni si annodavano a un punto tale che non erano più districabili, e la situazione era salvata attraverso la comparsa del famoso Deus ex machina. Compariva Dio e diceva: le cose stanno così, così, così. Ecco, il destino della mia vita è stata costruita proprio per dire all'uomo: guardate che le cose stanno così, così, così. Ma non come una pura affermazione senza spiegazioni. No, con tanto di spiegazioni. Perché in me non c'è solamente la verità dichiarata. C'è la verità dichiarata assieme alla sua intera dimostrazione. Ecco, questo è il traguardo al quale sono stato destinato io con tutta la mia vita, a passi graduali, proprio attraverso livelli di conoscenza assunti in un divenire, fino al momento totale, finale della consapevolezza vera che io nella mia verità sono il Padre e lo Spirito Santo che animano me. Perché per quello che state vedendo adesso, questa faccia è solo quella di un burattino e portatore di voce, e portatore di pensiero, di idea, di ideali. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, che diceva di se stessa di essere una matita nelle mani di Dio.